Eccoci qui, bentornati in questo nuovo video di approfondimento del libro Il virus benefico. Questo passaggio parla della temperatura. La temperatura di cosa? Delle menzogne in cui viviamo, in cui siamo immersi. Di quelle cose di cui siamo convinti, che poi nella realtà dei fatti sono esattamente l'opposto. Oggi parliamo dell'essere convinti di vivere il culmine della miglior società possibile, della convinzione di essere liberi in una società libera che ci dà un sacco di opportunità grazie alla tecnologia, ai social media, grazie allo stile di vita che viene proposto, colorato, social, smart e tutte quelle parole che, se ci pensiamo bene, quando ti devono pigliare pal culo le devono mettere in inglese, perché se tu le dicessi in italiano non suonerebbero persuasive, suonerebbero... Siamo arrivati al punto che infiliamo in tutte le pubblicità, non so se ve ne siete accorti, di deodoranti, preservativi, di assorbenti, frasi di carattere in qualche modo sociale e spirituale per la tutela dell'ambiente, ma anche per la tutela dei diritti, li accostiamo alla Pepsi e alla Coca-Cola. Questa è un'altra strategia che ci fa passare determinati contenuti in un modo subdolo. Poi nascono proprio dei personaggi che, a mio avviso, sono generati per rafforzare questi sistemi al massimo delle loro capacità. Sono personaggi che spesso stanno nel mondo della musica, nel mondo di quel pensiero che sembra libero, gioioso, addirittura alternativo. Adesso non è proprio per fare nomi, ma Rovazzi è infilato in ogni tipo di pubblicità e l'abbiamo anche associato ad un personaggio che una volta rappresentava un qualcosa di bello in Italia. Parlo di Gianni Morandi. Quindi abbiamo fatto un incredibile panettone di dolcezza, giovinezza, di cose belle, positive, dove alla fine sostanzialmente ti voglio vendere la 500 della Fiat, ti devo vendere il nuovo contratto del telefono e qualunque altro tipo di prodotti. Sono macchine da vendita di prodotti. E così pensiamo di essere immensamente evoluti e liberi, quando in realtà forse l'esempio più bello è quello del film Matrix. Ve lo ricordate? È rimasto mitico e famoso. In quel film gli uomini addormentati, non risvegliati dalla Matrix, sono delle pile, cioè servono a dare energia. Che cosa vuol dire nel nostro mondo? Essere dei consumatori, dovete consumare, usare i vostri pochi soldi per alimentare il sistema dei grandi capitali, dell'elite. Ora, parentesi, non è che questi miei video sono tristi, perché lo so che il sistema continua a generare, e quelli che chiamavo i guri, pieno di guri questo mondo, che vi parlano della possibilità di fare una svolta, di essere gioiosi, felici, e viene tutto propinato sempre in quella dimensione di luci, nastrini, luccichetti. Ma alla fine è una bolla, capite che è un altro modo per mandare avanti la pila umana? In realtà bisogna fare un piccolo sforzo, bisogna passare una piccola fase, un po' di sofferenza per uscire da una condizione di sonno, di inganno. Ma la maestria del gioco, la genialità del riuscire a mantenere milioni di persone in uno stato catatonico, sta proprio nel raccontargli che tutto è perfetto, che se qualcosa non va, è una responsabilità unicamente tua, perché se tu incontri il tuo vero sé, ti risvegli. E allora a quel punto, fatalità, che cosa raggiungi? Non la pace interiore, una certa quiete e una capacità di fare una rivoluzione sociale, ma il successo, cazzo. Raggiungi i soldi nel lavoro, raggiungi quello che più desideri, più speri. Cioè, abbiamo veramente devastato ogni tipo di parole e di contenuto. Pure la spiritualità, la meditazione sono divenuti modi per divenire persone di successo che fanno soldi. Madonna, non è che dobbiamo essere poveri, ma c'è un abisso tra la ricerca di successo e la ricerca di armonia interiore, di conoscenza di sé, che porta poi ad una vita sobria, umile, quieta. Capite che sono termini diametralmente opposti rispetto a successo, denaro, visibilità, fama. Allora certe riflessioni, come quelle che a mio avviso condivido attraverso molti dei miei video, non devono essere lette come riflessioni cupe, tristi. Io credo che queste riflessioni, queste messe a fuoco di realtà così enormi, che determinano in un modo così forte poi il tracciato delle nostre vite, siano in realtà possibilità estremamente belle, estremamente serene. Se mi rendo conto che sto smantellando un qualcosa che mi sta limitando, mi sta prendendo in giro,
che sto smantellando un'idea falsa di libertà per divenire realmente libero. Certo, c'è fatica, non sarò lì a dire oh che bello, ho vissuto anni facendomi prendere per il culo. All'inizio no, ma se capisco verso che direzione mi sta portando, sarò molto più sereno a fare un percorso come una salita di montagna difficile che ruzzolare giù a valle convinto di essere nella scalata al successo quando in realtà mi sto andando a schiantare contro le rocce, gli scogli. Mi è piaciuta molto la riflessione di un mio amico che lavora molto nella dimensione economica, finanziaria ed è una persona un attimo di buon senso, che mi ha detto: ma ti rendi conto che abbiamo avuto per anni un governo non eletto e poi andiamo a prendere in giro, che ne so, la Russia perché non è democratica, la Cina perché è una dittatura, quando noi abbiamo avuto il governo Monti, il governo Letta, Renzi. Erano i governi tecnici, soprattutto i primi due. Renzi è stato infilato lì, non lo so. Mi diceva questo amico: hai visto la parola governo tecnico? E gli italiani l'hanno accettato, perché ti hanno bombardato la testa dell'idea che questo tecnicismo, dato che oggi appunto tutto è scientifico, tutto è informatico ed è una gran figata, il governo tecnico sostituiva positivamente la tua capacità di votare, di essere dentro una democrazia. Quella testa d'uovo di Renzi ce l'ha detto per 5 anni. È la negatività del paese che non fa ripartire l'economia, perché siamo un paese sfiduciato. Quindi domani mattina, se mi alzo di buon umore, apro aziende da tutte le parti. Non è un problema di tassazione. No, sei tu, di nuovo, sempre tu, solo. Abbiamo isolato gli uomini, gli abbiamo messo sopra un peso enorme e gli abbiamo raccontato che sono artefici assoluti del loro destino. Abbiamo annientato la partecipazione sociale, la collettività, l'essere assieme. Ci hanno detto che siamo social, non siamo un cazzo social, siamo soli come non lo siamo mai stati. Provate a pensare ai musicisti di un tempo, cioè voglio dire Beatles. In Italia provate a pensare Battisti, provate a pensare alle canzoni di De André. A livello di riflessione, di meditazione, di contenuto sociale che avevano. Ma la musica di oggi che cosa sta cantando? Salvo qualche rarità. Vedete la solitudine estrema del cantante che narra unicamente o canzoncine d'amore imbecilli o delle musiche di una violenza e di un'arroganza che parlano unicamente di sesso, soldi e successo. Tutto questo sistema lo narro perché deve essere visto, più viene visto nel suo reale valore, cioè zero, se non meno, va sotto, sono valori negativi, più viene visto, più può essere buttato via. Allora riusciamo a disattivare quella spina che abbiamo infilata nel sedere che ci fa essere delle batterie, degli elementi da consumo, dei meccanismi, e torniamo un po' a risvegliarci, usando la metafora di Matrix. Iniziamo sempre più ad essere individui, cioè persone integre che fanno parte di una società integra, dove allora forse le canzoni inizieranno a riparlare di valori sociali, inizieranno anche a fare denuncia. Qua no, non c'è più una canzone che fa denuncia. Se il nostro cantante che ha fatto più denuncia che era Fedez, ve lo ricordate? All'inizio quel soggetto prendeva anche le critiche del mondo politico perché sparava qualche frasina, boh, avrà letto qualcosa, da mettere contro il sistema. Vi sembra che sia il soggetto antisistema oggi? J-Ax, Fedez, Rovazzi, non prendete questi video in maniera negativa. Guardate in realtà la libertà che c'è alla fine di questo percorso, alla fine di un lavoro di demolizione dei condizionamenti. Non fatevi imbabinare dai guri dove tutto è un successo, tutta una possibilità. Noi abbiamo certe cose da dover fare nella nostra vita, ma non come imposizioni esterne, ma come desideri profondi dell'anima. Quelli sono i desideri di successo dell'anima, cioè essere libera. Non siate tristi, fate un sorriso.